Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. In questo nuovo video voglio tornare a parlare come tutte le settimane, ormai per me è un appuntamento fisso, però oggi sono un po' più emozionata di altri giorni, perché parliamo di... Parliamo di Kiss Me Licia, della serie animata di Kiss Me Licia e della serie TV di Kiss Me Licia. Allora, Kiss Me Licia è un cartone giapponese che è stato tratto sempre da un manga creato nell'82, ma arrivato a fare un anime nell'84. Nell'84 diventa un anime. In Giappone non ha tutto il successo che ha avuto in Italia. Quando arriva in Italia nell'84-85, ha subito un grandissimo successo, tant'è che finita la serie, gli autori di Fininvest, che sono era Allora era Fininvest, ma adesso è Mediaset, avevano chiesto addirittura al Giappone se c'era una seconda stagione, ma non c'era perché in Giappone non aveva avuto lo stesso successo. Di cosa parla questo cartone? Parla della storia di una ragazza che si chiama Licia, che lavora nel ristorante del papà, Marrabbio. Il padre è un personaggio molto possessivo con lei, perché lui l'ha cresciuta, la madre di Licia era morta, che era giovanissima, che era molto piccola, quindi l'ha cresciuta il padre. Il padre, è geloso di questa ragazza e fa di tutti i modi, in tutti i modi, che Licia non trovi un fidanzato. Però a un certo punto Licia incontra un bambino che si chiama Andrea, e Andrea ha un fratello che si chiama Mirko. Mirko è un componente di una band che si chiama i Beehive. Di questa band facevano parte cinque ragazzi: Satomi, Tony, Mirko, come abbiamo detto prima, Steve e Matt. Era una band rock. Quindi Licia non, e quindi Marrabbio, il papà di Licia, non li vedeva di buon occhio, soprattutto Satomi e Mirko, che avevano una cotta entrambi per Licia. Satomi e Mirko erano migliori amici. A un certo punto Satomi decide di lasciare i BI perché entrambi erano innamorati di Licia e quindi hanno litigato. Però Satomi capisce che il sentimento che c'è fra Licia e Mirko è talmente forte che lui non può contrastare questo sentimento. Così fa pace con Mirko, torna nei Beehive e dice a Mirko che Licia è tutta sua, che se non la farà felice, lui si arrabbierà con Mirko. Questo è quello che gli dice Satomi. Nella serie ci sono altri personaggi come Manuela, che è la migliore amica di Licia. All'inizio sembrava innamorata di Mirko, quindi per Licia poteva essere un ostacolo. Poi a un certo punto Manuela si innamora di Tony, un altro componente dei Beehive, con cui si sposa. Poi c'è Marika. Marika all'inizio appare molto severa, molto cattiva, sembra antipatica. Perché dico all'inizio? Perché lei era innamorata di Satomi e all'inizio del cartone animato Satomi era innamorato di Licia, quindi Marika era molto invidiosa di Licia e la odiava, in qualche modo la odiava, sembrava che la odiava. Marika è sempre stata innamorata di Satomi fino da quando era piccola. Poi ci sono i due bambini, che sono Andrea, il fratellino di Mirko. Mirko
E Andrea sono orfani. Andrea è stato cresciuto da Mirko. Mirko lo cresce come se fosse un padre e Andrea vuole che Licia diventi la sua mamma. E poi c'è un'altra bambina che è Elisa. Elisa è la sorellina di Marika, la migliore amica di Andrea. Anzi, lei dice: io sono la fidanzatina di Andrea. A un certo punto, questi due bambini, teneri come sono, si alleano e cercano in una puntata addirittura di creare un piano per far sì che Mirko e Licia si mettano insieme. E quindi Andrea vuole che Mirko e Licia si mettano insieme. E Elisa vuole che Satomi e Marika siano felici insieme. Che cosa succede? Se dalla parte di Mirko e Licia le cose non vanno come vuole Andrea, perché poi c'è un ostacolo in più che è il padre Marrabbio, dall'altra parte c'è Elisa che riesce nel suo intento. Satomi e Marika si innamorano e si mettono insieme. E c'è un altro personaggio molto importante nella serie animata e nella serie TV, che è Giuliano. Giuliano è il migliore amico di Andrea. È sempre con lui, è il suo angelo custode, è molto molto simpatico come gattone. Questo è un po' il succo di quello che succede nell'anime. L'anime finisce con la partenza dei BI. I BI avevano cominciato, erano diventati famosi, stavano diventando famosi, cominciavano a fare i primi concerti. E quindi è arrivata una proposta per i BI: passare 6 mesi in una tournée americana. Quindi, dopo tutto, dopo che Mirko e Licia si erano dichiarati il loro amore, che non c'era più Satomi di mezzo, che potevano, tra virgolette, amarsi, anche se ancora non avevano convinto Marrabbio, arriva la proposta per i BIV di andare in America. E quindi il cartone finisce con Mirko che fa una promessa a Licia, gli promette che quando tornerà dall'America, dopo quei 6 mesi, loro due si sposeranno. Riuscirà a convincere Marrabbio. E con questa promessa d'amore, di matrimonio, finisce l'anime del cartone, con la partenza dei BI per 6 mesi per l'America. Bene, come vi ho spiegato prima, finita la serie TV, gli autori di Mediaset, Fininvest allora, hanno chiesto al Giappone se fosse stata fatta una seconda serie, visto il grandissimo successo che aveva avuto qua in Italia, volevano che Licia continuasse. Ma purtroppo in Giappone non ha avuto lo stesso successo, così Fininvest, Mediaset, decide di farne una serie TV, un telefilm con attori reali. E a interpretare la parte di Kiss Me Licia sarà proprio una inedita Cristina D'Avena. Perché dico inedita? Perché Cristina D'Avena fino a quel punto era solamente conosciuta per aver dato la sua voce alle sigle dei cartoni animati, ma il suo volto non era ancora stato fatto vedere. Quindi, la prima apparizione che ha fatto Cristina D'Avena in TV è stato nel ruolo di Licia. Poi abbiamo Pasquale Finicelli che interpretava Mirko, abbiamo Sebastian Harrison, un attore americano che interpretava Satomi, abbiamo Emanuela Pacotto che interpretava Marika, ma per tutti gli appassionati di anime a vedere queste immagini che vi metterò di Emanuela Pacotto, sicuramente qualcuno che è appassionato di anime la riconoscerà. Bene sì, perché lei è una grandissima doppiatrice proprio di cartoni animati. E uno dei personaggi che ha doppiato è il suo personaggio più famoso, Bulma di Dragon Ball. Poi abbiamo Salvatore che ha interpretato Marrabbio. Abbiamo
un personaggio che nella serie animata non c'era, ma che è arrivata nella serie TV, e anche qui, ragazzi, la riconoscerete, era Hildegard, interpretata da una grandissima Deborah Magnaghi, che oltre a essere una grandissima doppiatrice di cartoni animati, e ne ha doppiati veramente tanti, quello più famoso sicuramente che l'ha resa la doppiatrice più famosa è stato Memole. Quindi fatemi sapere nei commenti se volete che nelle prossime puntate riguardanti proprio le anime dei cartoni animati, volete che vi parlo di Memole, Dolce Memole. La doppiatrice è lei, Deborah Magnaghi, che ha interpretato Hildegard. Poi abbiamo un Marco Bellavia nella parte di Steve. Marco Bellavia è un conduttore di radio, TV molto famoso, ha avuto una relazione con Paola Barale, ma hanno partecipato tanti personaggi a questa serie TV che adesso non vi sto a elencare. Vabbè, Emanuela Pacò, Emanuela Fogliero, Federica Panicucci hanno partecipato alla serie TV proprio di Kiss Me Licia, ai loro inizi. Pensate un po'. Nella seconda stagione, se le prime due stagioni di queste serie, abbiamo detto che sono quattro, se le prime due stagioni di questa serie TV sono basate molto sul cartone animato, sul fatto che Mirko deve sposare Licia, nella seconda stagione Mirko riesce a estrapolare un patto con Marrabbio e Marrabbio gli dice: ti permetterò di sposare Licia se tu riuscirai a laurearti prima dell'estate. E che succede? Mirko si laurea prima dell'estate e quindi nella seconda stagione in Licia, Dolce Licia, finalmente avviene il coronamento dell'amore fra Licia e Mirko, si sposano. Gomma bucata, sposa fortunata. Questo era il titolo del giorno del matrimonio, me lo ricordo, chissà perché. E si sono sposati nella seconda stagione. Nella terza stagione, che si chiamava teneramente Licia, inizia con l'arrivo di tre nuovi Beehive. Perché? Perché Steve, Matt e Tony avevano lasciato i Beehive e a sostituirli arrivano Paul, Jim e Mike. Mike diventerà in futuro, come abbiamo parlato prima di Hildegard, il fidanzato di Hildegard, esatto. Quindi nelle ultime due stagioni ci sono tre nuovi Beehive, anche se a un certo punto nell'ultima stagione ritornerà anche Steve e quindi i Beehive saranno di più. Ma nella terza stagione non solo si aggiungono tre Beehive, ma si aggiunge anche Licia ai Beehive. Sì, perché i Beehive cercano una voce femminile e la cercano senza sapere che in realtà poteva farlo benissimo Licia. Perché? Perché era interpretata da Cristina D'Avena. Nella serie TV sono stati tenuti anche gli stessi doppiatori erano i doppiatori dell'anime, che quindi hanno creato il successo di questo cartone animato. Tutti gli attori erano stati doppiati, nonostante fossero attori italiani, però venivano doppiati dagli stessi doppiatori del cartone animato. E Mirko veniva doppiato anche nel canto, perché la voce di Mirko parlata era quella di Ivo Di Palma, ma la voce di Mirko cantata era quella di Vincenzo Draghi, un altro cantante che cantava sigle di cartoni animati e che qui nel cartone di Licia e nella serie TV di Licia aveva prestato la sua voce cantata a Mirko. Mentre invece, quando cantava Licia, la parte cantata era di Cristina D'Avena e la parte doppiata era di Donatella Fanfani, la voce parlata.
Quindi tantissime curiosità che riguardano un po' la serie TV, un po' l'anime, insomma. Un'altra curiosità che riguarda proprio la serie TV è la fine della serie TV. La fine della serie TV finisce con Licia in dolce attesa e quindi Licia deve lasciare i Beehive perché è incinta. E Satomi e Marika decidono di partire perché si vogliono sposare. Quindi Mirko e Satomi per un certo periodo devono lasciare i Beehive e quindi rimangono Steve che era tornato, Jim, Paul e Matt senza alcuni componenti dei Beehive. Mentre erano tutti al mambo a festeggiare il fatto che Licia era rimasta incinta, arriva una telefonata. Una telefonata, e questa telefonata lo sapete da chi arriva? Da Cristina D'Avena. Sì, perché Cristina D'Avena era venuta a sapere che Licia avrebbe dovuto lasciare i Beehive e che quindi i Beehive si sarebbero separati. E quindi ha chiesto a Steve, Paul, Jim e Matt se volevano andare a suonare nella sua band, perché da lì, finita la serie di Kiss Me Licia con Balliamo e Cantiamo con Licia, sarebbe iniziate le quattro serie del TV, dei telefilm di Cristina. Arriva Cristina, Cri Cri, tutte quelle che ci sono state dopo. E così i Beehive rimanenti, soprattutto Steve e Paul, vanno a suonare proprio per Cristina, nella serie TV di Cristina. Così finisce il telefilm di Licia, Dolce Licia, tutte e quattro le stagioni. Finisce completamente Licia, l'era di Licia, diciamo. E comincerà quella di Cristina. Beh, questo è quello che sapevo io su Kiss Me Licia, sulla serie TV, sulla serie animata, tutto quello che sapevo, insomma. Se vi è piaciuto venire indietro con me nel tempo e parlare di quest'anime che era l'anime del mio cuoricino, perché veramente io amavo Licia, Licia, Love Me Licia. Mi ricordo. Tant'è che mi ricordo che mia mamma mi chiamava sempre: c'è Licia, ha ricominciato Licia. Io diventavo proprio, saltavo, saltavo e facevo così. E davanti alla televisione così incantata a guardarmi Licia, perché ero un po' pazzarella. Sì, mi piaceva veramente tanto. Se vi è piaciuto questo video che ho fatto del mio cartone animato preferito, Licia, Kiss Me Licia, balliamo e cantiamo con Licia, Lommi, Licia, Teneramente Licia, tutte le serie TV che sono state fatte. Se vi è piaciuto questo video di come ho parlato del mio cartone animato preferito, fatemelo sapere con tanti pollici in su e iscrivetevi al canale, mi raccomando, iscrivetevi al canale e commentate se volete che nei prossimi video parlo anche di Memole Dolce Memole. Visto che ne abbiamo parlato prima, commentate se volete che parliamo anche di Memole Dolce Memole. Adesso vi mando un abbraccio grande grande, un sorriso enorme, anche perché mi avete fatto tornare un po' bambina oggi. Un bacio grande grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Love you, ma lo so. I love you, che per te io son un ragazzo in rock and roll. Solo questo e nulla più. I love you, ma lo so.
non ci sono, ma perché così? Don't cry anymore. Lo so, I love you, che per te io sono un ragazzo in rock and roll, solo questo e nulla più. Baby, 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 senza te. Mi sento molto triste se sono solo.